Spesso non lo si riconosce tra gli altri uomini. Le sue azioni a volte sono insensate, a volte consuete. Fa quello che fa qualsiasi altro uomo. Si lava, mangia, va a lavorare. Ma in lui vive un altro, con il quale non può paragonare né il volto né i desideri. A volte questi si trasforma dentro di lui in un piccolo granello di sabbia, ma a volte cresce fino al cielo, germogliando nel suo corpo, e allora l'involucro dell'uomo sembra un granello di sabbia al confronto di quanto germoglia intorno. I pensieri, i sentimenti, le immagini, un mondo che non può esistere, all'improvviso pervadono tutto il pianeta, e gli uomini, sconvolti dalla sorgente di sensazioni, affogano in quest'aria nuova, su questa terra nuova, che il poeta ha creato. I quadri che vedete appesi non sono sempre stati nella nostra casa. Per le condizioni in cui vivevamo, molti di essi dovevano restare sempre nascosti. Sentivo parlare italiano quando ero ancora ragazzo. I genitori mi raccontavano che fino a 3 anni pronunciavo tutte le frasi e le parole in italiano. Dicevano che parlavo male il russo. Anche mio padre lo parlava male. Я был уже, в общем, юношей, и на меня это... La presenza nella mia casa di questa collezione di quadri rinascimentali è il frutto di una meravigliosa coincidenza. Un pittore e uno scrittore italiani e uno scenografo russo che ha raccolto i quadri. La collezione è rimasta qui perché lui era anche pittore e ai pittori non veniva sequestrato nulla perché non erano considerati né borghesi né ricchi. Questa collezione di quadri, per la maggior parte di pittori italiani del XVI e XVII secolo, ha forse contribuito a determinare il mio percorso nella pittura. Penso che la natura dell'uomo debba manifestarsi e trovarsi sulla tela con le esitazioni, i peccati, le virtù, le gioie e le tristezze. Solo allora l'uomo comincia a ricevere qualcosa dall'arte. Mi ha colpito la grande capacità dei pittori americani di non dipendere dai soldi. D'altro canto, mi ha meravigliato la loro idea dell'arte come svago, utile solo a produrre un trauma, uno shock. Tanti anni fa, dopo la guerra, ho elaborato una mia teoria, la teoria dei contatti. L'uomo subisce gli influssi dell'ambiente, dello Stato, della società, della tecnologia e dei familiari che lo traumatizzano. Perciò è costretto a chiudersi in una capsula. L'involucro di questa capsula è antiproiettile, dopo essere stato di vetro, di bronzo, di acciaio. Nella capsula l'uomo vive con le sue emozioni e le sue sofferenze. Solo l'arte può liberarlo. Solo l'arte può compensare i traumi che egli continuamente subisce. Di ritorno da San Pietroburgo, ai primi di maggio 1992, a Mosca, telefono l'artista Eli Bielutin. Ho sentito intorno a lui in Russia cose contrastanti, interrogative o parzialmente reticenti da parte di altri artisti, di assoluta stima da parte di scrittori, intellettuali, storici, critici
esperti del settore, filosofi. In Russia, come in Europa centrale e occidentale, in America, in Giappone, negli ambienti artistici e culturali, Bilutin è sentito come artista intellettuale, con proprietà e qualità esulanti da un ambito angusto. La sua particolarità è idioma, dissidenza, logica. Dirla dissenso vale a ridurla a un'opposizione funzionale a un sistema come tale. Ho cominciato a lavorare con pittori che consideravano l'arte una forma di vita e che vivevano di arte, senza titoli, né successo, né soldi. Era una testimonianza del loro coraggio, qualunque cosa accadesse intorno. Dipingevano quello che sentivano. Questi pittori erano Vladimir Tatlin, Aristark Lentulov, Fyodor Bruni, Pavel Kuznetsov. Mi hanno rivelato quello che c'era nei loro quadri. Mi hanno insegnato che l'arte rispecchia la tragedia della vita di un uomo, le sue speranze, le sue tristezze e che non può in nessun caso essere uno svago. Secondo la sua particolarità, procede l'esperienza di Bilutin, come risalta già dalle opere nella sua casa. Una trentina di opere su tela o su cartone o su carta, pochissimi tratti sulle tele grandi, qualche tratto in più nelle opere su carta. Parto malvolentieri da quella casa accogliente, museo, fra l'altro, della migliore arte del Rinascimento italiano e europeo. Ho avuto modo di visitare collezioni private a Mosca e a San Pietroburgo. La collezione della casa di Bilutin è la più bella e la più importante. La nostra vita è meravigliosa. È meravigliosa perché in mezzo a coloro che ne fanno una questione di economia esiste chi comprende l'arte profondamente. Per questo ho voluto creare una grande scuola di pittori fondata sullo stesso principio dello studio del Verrocchio, dove si formarono anche Botticelli e Leonardo. Tutti noi abbiamo cercato di ricreare quell'atmosfera e quella dedizione all'arte affinché nulla di ciò che veniva dallo Stato, dal partito o dalla vita ci toccasse. Abbiamo unito le nostre forze finanziarie e artistiche per fondare la scuola della realtà nuova e viviamo sulla base di questi nostri interessi. Di ritorno a Milano, a Parigi, a Roma, parlo molto, entusiasta di Bilutin, sui cui cataloghi mi soffermo più volte. Arrivo fino a sognare alcune opere. Torno da Bilutin dopo un mese, prima del congresso di San Pietroburgo, quasi l'intera mattinata e la lunga sera. Eli Bilutin, sobrio, sorridente, disposto all'ascolto. Accenniamo gli anni bui. Un'ombra fugace, tanto basti alla traccia dell'inconciliabile. Assoluta tranquillità e pace. Per due volte percorriamo la serie delle opere antiche a casa e la serie delle opere nell'atelier, un sotterraneo angusto dove ha lavorato e lavora a Mosca. Nella dacia
ha un atelier grande. Opere del primo Rinascimento, dunque, e opere del secondo Rinascimento, quelle di Bielutin. Non già in senso periodistico, non già rispetto alla storia, ma per quanto attiene alla logica e alla struttura della parola. Ritorno da lui, uno dei primi giorni di luglio, alle 6. Intervista video per circa un'ora e poi ci intratteniamo, rimasti soli, quasi fino a mezzanotte. Incontro meraviglioso. Il mattino seguente, presto, deve partire per gli Stati Uniti. In America, nel paese dove sembra che tutto sia di buona qualità, dove vai a fare la spesa in automobile e dove c'è abbondanza, mi sono accorto che lo strato della cultura è sottilissimo. Gli americani hanno ammesso che per la prima volta vedevano l'arte europea continentale e erano meravigliati che l'arte russa fosse espressione di un popolo di cui non sapevano nulla. Era come se avessero creduto per anni che in Russia, con le rivoluzioni, dietro gli ordini e la miseria, l'uomo fosse svanito. I soldi che investono sulla nostra pittura dicono di un riconoscimento, dopo 30 anni di lotta contro lo Stato, contro il Ministero della Cultura e contro il Comitato Centrale del Partito, che non ci dava né colori, né tele, né la possibilità di esporre le nostre opere. Questo riconoscimento è un grande successo. Nulla di postmoderno nell'esperienza di Bielutin e nessuna cristallizzazione nella modernità come tale. Niente ripasso e niente ripercorso. Alla modernità, Bielutin aggiunge qualcosa di essenziale, ne offre la cifra nel proprio quadro. Le cose si fanno secondo l'occorrenza, per catacresi, perciò si scrivono. Pragmatismo estremo, quello di Bielutin. Al confronto, i pragmatisti ordinari e dell'ordine sopravvivono di stupore. Per nulla Bielutin è artista astratto, astrazione pragmatica la sua. Il quadro di Bielutin è film, lo stesso quadro, differente, vario, nella sua qualificazione, quando le cose si dicono, si narrano, si cifrano. Bielutin chiama la sua scuola della realtà nuova. Qual è la realtà nuova? Realtà del quadro, realtà videomatica, realtà dell'arte e dell'invenzione nella loro scrittura. Realtà del romanzo politico, realtà del film, la realtà del piacere, quale approdo al tipo, alla cifra. Nel 1962 Khrushchev aveva accusato la mia scuola di formalismo. Per 28 anni c'è stato il divieto per noi di esporre nella grande sala del maneggio. Nel 1991 ci hanno ridato la sala e abbiamo appeso i nostri quadri. Per me è stata una grande conquista. La scuola della realtà nuova viene fondata clandestina da Bielutin nel secondo lustro degli anni 50. Quasi 600 allievi nel 1962. Moltissimi di loro lo lasciano con l'avvento della persecuzione. Molti lavorano poi con lui da 30 o 40 anni e stanno per 29 anni nell'atelier clandestino di Bielutin, fuori legge. Nel 1962, infatti, con volgarissima furia, Khrushchev insulta Bielutin e i suoi allievi, proclamando che si tratta di arte incompatibile con lo Stato e il suo possessore, il partito. Le opere esposte al maneggio vengono strappate dai muri. A ciò conseguono l'espulsione dall'Unione degli Artisti e il divieto di praticare l'arte. Ancora oggi si raccontano negli ambienti artistici moscoviti i termini usati da Khrushchev e il suo gesto violento contro la persona di Bielutin.
Le maggiori difficoltà vengono dalla persecuzione dello Stato, per il quale non siamo altro che particelle che vivono nelle loro fragili cellule. Lo Stato ci vede, sa dove siamo e cosa facciamo. Tutto questo è un ostacolo. Ai dirigenti dello Stato siamo antipatici come artisti e come uomini. Noi artisti ci difendiamo dal 1946, anno in cui sono apparsi i primi decreti sull'arte. È stato quello il periodo più difficile e più tragico, quando arrestavano e fucilavano le persone solo perché dicevano cose non autorizzate dal potere. La persecuzione non impedisce il proseguimento. Anzi, del proseguimento diviene il pretesto. Pretesto di ironia, di speranza come futuro, anziché attese nell'avvenire negativo o positivo. La persecuzione fonde il tempo morto, inaccettabile. Dall'apertura, il cui modo è l'ironia, il proseguimento, procede l'altro tempo, l'altro squarcio della tenda. Eli Bilutin lavora con la sua scuola, nonostante le avversità, le circostanze sfavorevoli, la messa fuori legge della sua arte. Lavora con forza e tranquillità, senza amarezza, senza rancore. Non accetta la persecuzione. La sua arte rimane indipendente dalla persecuzione. Bilutin prosegue, in silenzio, dall'ironia al riso, e importa sempre più del suo quadro il tipo, la cifra. L'arte di Bilutin procede secondo quella dissidenza che è la particolarità stessa, l'idioma stesso. Bilutin inventa idioma e cifra, lungo l'itinerario, nuovissimo. Dal 1962 al 1991, in Russia, di Bilutin, negli ambienti artistici e sui media, non ci sono più notizie. Nel 1991, una celebrazione al maneggio, e poi, subito, molte altre all'estero. Negli Stati Uniti, a Parigi, in Giappone e ora in Italia. Oggi, quei privati russi che durante i 29 anni di silenzio hanno acquistato opere di Bilutin le offrono per prezzi appena inferiori a quelli degli Stati Uniti o del Giappone. Appunto, nell'annuncio stampato della mostra al maneggio, il Ministero della Cultura dell'Unione Sovietica chiede scusa a Bilutin per la persecuzione inflittagli per 29 anni. L'arte ha contribuito alla rivoluzione, ha aiutato la gente nei suoi sogni, ma già negli anni 20 l'arte era diventata una traditrice crudele e spietata degli interessi del popolo. I pittori, i compositori, gli scrittori, anziché educare la gente, la trasformarono in un branco di sciocchi, pronto a comando a fare la guerra o a gridare uno slogan. In questo caso, l'arte ebbe un ruolo mostruoso e nefasto. Disegno e spirale. Ironia e rivoluzione della parola, speranza e modo in cui la parola diviene cifra. La parola che si staglia sul caos, ovvero sull'originario, senza origine. Bilutin non cerca l'origine, lontano com'è dal provincialismo. Altra la sua strada di gioco e di cultura, intersettoriale e internazionale. Шагала, Кандинского, Малевича, Архипенко. I nostri predecessori Шагал, Кандинский, Малевич, Арчипенко, Габо, Лентулов erano vere personalità artistiche. Per loro l'arte era il mezzo d'espressione di quanto coglievano nel mondo circostante. Nei quadri dei pittori contemporanei si ritrovano le tradizioni dei pittori italiani
francesi, inglesi, americani e giapponesi. E si nota subito la varietà di tecniche. Ma l'arte diventa tale quando il pittore trova da solo il suo modo. Mai appare il personaggio come tale. Soltanto la maschera, indice dell'alterità dell'immagine. Alterità che istituisce l'immagine come inassoggettabile al culto. Immagine inassegnabile. E il tratto finissimo rende elettronica l'immagine, il cui squarcio la dispone al tipo, al dogma, all'incredibile. E importa, accanto alla dimensione delle immagini, ovvero della sembianza, la dimensione di linguaggio, nel suo specifico, nella sua struttura, nella sua piegatura, nella sua cifratura. Non dimentico mai che i più grandi pittori, i geni come Michelangelo o il Greco, furono sostenuti dai gesuiti. Si possono esprimere giudizi diversi sui gesuiti. Sta di fatto che la loro concezione ideologica richiedeva un'arte estremamente forte, in grado di toccare la natura umana. L'espressionismo di El Greco, insolito per il XVI secolo, e il barocco di Michelangelo erano inquietanti per i loro contemporanei. Anche ora, l'arte sta attraversando momenti importanti e i pittori dovrebbero smettere di occuparsi solo dei loro problemi. L'arte serve a ciascuno per vivere. Anche la religione è importante, ma a volte ci troviamo a avere bisogno di qualcosa di concreto che valga come nutrimento dello spirito e che solo l'arte può dare. Vale per questo la concezione rinascimentale o quella manieristica del XVI secolo, quando l'arte serviva soltanto alle necessità spirituali. Senza l'arte, gli uomini si isolano, diventano estranei. L'arte li unisce, così come nella mia famiglia sono unite l'Italia e la Russia. Milutin redige la tipografia delle galassie, il loro ritratto, anche il nostro. E già dall'inizio, quando compaiono sia il disegno, sia la figura. Qua il 2, l'ironia. Là, la logica triadica e l'itinerario. Ora il particolare, ora il dettaglio. Nessuna specularità, nessuna visione. Ciascuna volta, l'originario. L'integrazione, il modo, vario e differente, di scrivere e di intendere. Ciascun quadro è compiuto e reca la sua cifra. Ho visto Milano. Gente aperta, libera. Nonostante la pioggia, la gente è allegra, gioiosa, con tanta voglia di vivere. Sono appena arrivato da un paese coperto di neve, dove la gente ha un aspetto lugubre e non crede più a nulla. Mi pare di essere capitato nella fiaba che ho sempre sognato. La lettura di Bielutin ci offre la realtà nuova, la combinazione nuova del corpo e della scena, nella cifra. Ecco un quadro, strisce apparentemente orizzontali e tre costruzioni verticali. Ciascun angolo partecipa tanto al vortice, alla croce, quanto alla spirale. Questo quadro non ci abbandona. Restiamo colti nel suo progetto e nel suo rischio. Labirinti e paradisi nuovi ha fabbricato per noi Bielutin. Alianza
Vedo le mura del castello Sforzesco e capisco perché i russi siano stati influenzati dagli architetti italiani. In Crimea, a Bakhchisarai, un tempo si raccontava che un architetto italiano del XV secolo avesse costruito per un anno, in Russia, mura simili. Anche il Cremlino di Mosca è opera di architetti italiani, un capolavoro italiano in terra russa. Il quadro del 1941, intitolato Il paesaggio, attiene allo sfondo della costruzione, al disegno, alla logica diadica e le logiche triadiche, allo stile. Così, la raccolta delle patate del 1942, per nulla figurale. Così, l'impossibile topologia e la bellissima costruzione a spirale nell'allarme aereo del 1943. Meravigliosa la scultura Il girotondo, dove la costruzione non accoglie certo soltanto il giro e dove il giro stesso diviene tutt'altro che tondo. Così la scultura Il ragazzino del 1941, con il suo disegno, la sua spirale singolare triale, fino al vero e proprio tipo. Così il cartone Il pensatore del 1947, impossibile animale fantastico, impossibile soggetto pensante, impossibile cartografia della parola, già il ritratto. E ancora, il quadro L'appuntamento del 1949. Lo sfondo, una costruzione, disegno, rocce, graffiti, formazioni naturali, grotte, allusioni a storie, a labirinti, gli innamorati, il 2 e il 3, il singolare triale, la spirale, il testo, il film, il tipo. Il quadro La donna in poltrona del 1948 integra molti elementi secondo procedure che consentano curve, marcature, movimenti, mascherature, scritture, arti e culture. Dalla satira al piacere del messaggio. Milano è una città stupenda. Leonardo da Vinci ha lavorato qui. Dinanzi all'ultima cena, l'emozione è fortissima e indescrivibile. Si capisce all'improvviso che quanto è accaduto in questi 500 anni era già lì. Leonardo lo aveva previsto. Noto la purezza divina del suo capolavoro, la capacità di esprimere il mondo nella sua integrità e un grande ottimismo, nonostante le difficoltà. Il quadro La conversazione del 1949, vivacissimo, floreale, festoso, segue l'appuntamento, senza ricerca di soluzione alla parola. Segui il labirinto, senza ricerca del codice semantico e della disciplinarietà della maschera. Redige il giardino del tempo, la politica della divisione in algebrica. Il quadro La Madonna del 1951 sta agli antipodi dell'uroboro. Niente cerchio, con la sua linea e con la sua spazializzazione. L'apertura, la distinzione, la dimensione, l'operazione, la funzione, lo squarcio, nulla hanno da spartire con l'ognosticismo. Nella Santa Vergine del 1966, la luce, bellissima, dà alla costruzione di curve e di colori l'adito per l'approdo alla qualità, in seguito al miracolo, e non c'è più incesto. Il tempo non si corrompe, né finisce. Nel quadro del 1962-1965, dedicato ai funerali di Lenin, il cadavere tratteggiato di Lenin, appena alluso, esaltante su un lenzuolo bianco, sovrasta in controtendenza l'infinito variamente luminoso di una traccia, ora lacerata, ora mascherata, quasi schiacciata in qualche dettaglio. Spirale procedente dal vortice e diretta a qualificarsi. Dove sono i funzionari, gli uomini d'ordine, i burocrati, i poliziotti, il gruppo di potere? Sangue, dolore, bambini, donne, uomini, giovani, anziani,
casi singoli entrano nella tessitura. Il cadavere non li significa. Qui è un'altra cosa. Nessun funerale, in effetti. Il cadavere non c'è più. Milano offre una sensazione meravigliosa. Sembra che da qui sia stata costruita l'Europa. Per strada, edifici moderni accanto a costruzioni del XVI e XVII secolo. Osservi l'architettura del Bramante e la Pinacoteca di Brera, così austera e colma dei capolavori che hai sognato fin da quando eri piccolo, e cominci a provare un sentimento che anche Dio deve avere provato: bontà, bellezza, armonia. Senti la vita che tante volte non sai apprezzare. Bellini, Raffaello, Leonardo ti fanno scoprire la ricchezza dell'animo umano. Ecco la ragazza seduta del 1970. Sullo sfondo blu scuro, una sedia, una corona di catene, un uomo con una corona, non di fiori, accolgono una donna, per dir così, seduta, incoronata da colori vivissimi e dallo scarlatto, di cui non si vedono le braccia e le mani. Donna snella, dalla forma vicino al 4, dai segni asimmetrici. E ancora, l'uomo che corre con il latte del 1972. Una pagina bianca, rigata, le righe leggermente ondulate, risalta da uno sfondo verdastro pallido. Nella Donna e bambino del 1975, se la famiglia è la traccia dell'interdizione linguistica, la sua cifratura è la cifratura stessa della parola. Dello stesso titolo, La donna con il bambino, è un quadro del 1978, una costruzione dalla logica singolare, triale, procedendo dalla relazione come giuntura e separazione, si staglia su uno sfondo laterale scarlatto, annuncia la storia, la traiettoria, il ritratto, la saga della famiglia. Di fronte al teatro alla Scala, il monumento a Leonardo da Vinci, un'altra cultura, un'altra ricchezza spirituale. Come non ricordare l'arte di Caruso e di Pavarotti? Come separare un'arte da un'altra? Come distinguere la pittura dalla musica, l'architettura dalla letteratura? Per questo, davanti alla Scala c'è Leonardo. Когда такие артисты, как Caruso, когда... Il crocifisso del 1972 è una vera e propria festa della luce. La croce trova la sua modalità nel disegno, bianco e nero nel loro intreccio. Nessun trionfo della morte, nessun corpo sacrificale. Il due, corpo e scena, il cielo stesso. In questo quadro non c'è il crocifisso come rappresentazione del due, o del sembiante, o dell'altro. A nessun titolo e in nessun modo qui, Cristo è l'uomo come animale fantastico, atto a finalizzare la parola. L'animale fantastico qui sfuma e si dilegua nell'originario della parola. Un altro crocifisso è del 1974. Sembra più attinente alla memoria storica. Sembra. Essa risulta in effetti un pretesto per un quadro tracciato come dittico e come trittico. Altra fabbrica e altra lettura attorno allo stesso tema, per chiamarlo così. Altro percorso, altro cammino. Altra via, con i suoi passi e i suoi piedi. Quasi Bielutin cerca un supplemento di sobrietà e di semplicità. Un amico, nato in Piazza del Duomo, mi diceva: capirai l'Italia solo se visiterai la Cattedrale di Marmo di Milano. Sono d'accordo con lui. Se dopo aver visitato la Pinacoteca di Brera entri nel Duomo, cominci a capire che l'arte sta lì, non ai muri dei musei. I quadri al muro sembrano quadri artificiali. Popadaesh Milanskiy Sobornyy.
In un altro quadro, La ragazza che sale, del 1978, da uno sfondo verdastro, ove si colgono diagonali, intersezioni, curve, articolazioni differenti, si distacca al suo centro una costruzione. Natura morta è il titolo di un quadro del 1980, titolo assolutamente inconciliabile con la costruzione fantastica, reale, pragmatica che ne risulta. Così anche La natura morta del 1981 e altri quadri di questo tipo. Я так взволнован, находясь среди своих родных, патрии. Io sono talmente emozionata a trovarmi tra la gente di miei compatrioti. Я сейчас шел по улицам, и я все это видел во сне. Adesso camminando sulle strade ho immaginato tutto come era prima. Я видел горы, стены, дома. Ho visto muri, tutte case. Я видел ваши лица. Vostri visi. Ну, мы все... Noi siamo tutti simili. Я не нахожу слов. Я так благодарен вам, что вы принимаете эти картины. Non trovo parole per esprimere tutto ciò che sento adesso. Sono molto grato di aver di regalarvi questi quadri come un ricordo di me. Ciascun quadro di Bielutin è bellissimo. Noi eleggiamo il ritratto di mia moglie del 1987 come il suo quadro più bello. C'è anche un autoritratto dello stesso anno. Va da sé che i quadri di Bielutin sono il suo ritratto e la sua cifra.